se prima di presentare per cosa ma è quello che gli spiegherai facciamo con il pelo non si sente allora tutti quanti avete ci avete tenuto a puntualizzare il fatto che attualmente l'impianto è in condizioni migliori di quanto tutti quanti i tecnici che erano sul tavolo prima in condizioni migliori rispetto a quanto non fosse prima. Questo significa che prima in realtà delle difficoltà ne aveva oppure no? Domanda però nel tecnico, a parte che ce n'è una ventina di domande, non me le farò tutte adesso. Il fatto di mettere questi nuovi filtri al camino, fermi restando gli altri fattori, ossia ferma restando la qualità o l'usura già attuata dell'impianto di incenerimento, garantisce, ossia voi siete in condizione di poter garantire e prendervi responsabilità del fatto che non ci saranno più emissioni oltre misura, oppure no? Si partirà, abbiamo già noi come autocontrolli, penso la provincia lo stesso, poi la provincia, abbiamo attivato un controllo immediato di analisi, con addirittura una tempistica molto ridotta, di solito per fare analisi ci vuole una mesata, abbiamo avuto la garanzia che in 15 giorni abbiamo le analisi, per cui noi siamo assolutamente sicuri di dare entro 15 giorni l'avvio. I risultati dell'analisi per il collaudo delle maniche e anche ovviamente per la garanzia delle emissioni. Quindi la garanzia viene dall'analisi, ad oggi noi abbiamo delle garanzie riguardo. A priori non ci può essere certezza. A priori no, no, a priori abbiamo chi ha fornito le maniche all'ingresso di determinate concentrazioni garantisce ovviamente l'analisi per una percentuale di efficienza. Questo è come ogni attrezzatura c'è una garanzia del costruttore che va verificata in fase di collaudo. La fase di collaudo viene fatta subito, ripeto, dal primo giorno, e poi dopo c'è, come diceva prima il dottor mi pare Binotti, il sistema è dotato, no, di Marino, il sistema è dotato di un controllo in continuo dello stato delle maniche e quindi la famosa sopra. Adesso. Sì, prima non c'era la manica per esempio, che consente di dire in tempi reali quando c'è la rottura delle maniche o qualche problema alle maniche, quindi certamente la garanzia è che collaudo, quindi va fatto il collaudo immediatamente alla paralisi per verificare se siamo interessati. Per quanto riguarda le diossine plurali e vari aspetti. Dopo la garanzia c'è, cioè, tanti nuovi fitti non ci saranno più emissioni. La garanzia è ripeto, è il costruttore, sì, come no, ti dice nel comune. È proprio la tecnologia che c'è, no? Quello che ha detto il direttore è la prassi. Mi accorgo, uno guarda quello che sta utilizzando e vede che caratteristiche ha e che garanzie che vengono date e produce queste attrezzature. Poi, questa è cosa nota, abbiamo appurato anche le esperienze che in situazioni analoghe si sono avute, quindi abbiamo studiato a suo tempo l'esperienza di Bolzano, poi abbiamo voluto valutare, vedere, approfondire a Bolzano come andasse la posizione molto simile alla nostra. E quindi quello è stato un ulteriore supporto che abbiamo costruito insieme a quelle delle maniche e le garanzie delle maniche. Allora, buongiorno a tutti, presente, io sono Gigi Bundi, rappresento l'associazione Nuova Salva Ambiente. Volevamo ringraziare innanzitutto la provincia che ci ha dato l'opportunità di parlare tutti insieme, diciamo in qualche modo con tutti i soggetti coinvolti in questa sessione dell'impianto del Cosmari. Forse è la prima volta che succede che un'associazione di cittadini che abita vicino all'impianto viene ascoltata, diciamo, in maniera formale.
Io credo che tutti insieme qui, noi parlo di tutte le istituzioni, non dovremmo guardarci uno contro l'altro o capire chi sta dalla parte del torto e della ragione. Credo che noi dovremmo mettere in piedi un sistema che tutti insieme si possa far valutare quello che sta succedendo all'interno di quegli impianti. Noi non ci consideriamo oppositori, ribelli, rivoluzionari o roba del genere, ci consideriamo cittadini che subiscono fondamentalmente i danni che attualmente l'impianto potrebbe, comunque sta provocato, comunque potrebbe aver provocato, perché gli effetti di questi, delle ricadute di questi tipi di impianti poi non si leggono il giorno dopo, non si riescono a fare, magari succede se l'impianto appena apre, appena riapre l'impianto, non lo so, capita qualcosa che è evidente, è chiaro a quel punto che le autorità interferirebbero. Io credo poi un'altra cosa, che le associazioni, l'associazione di quale io in qualche modo, forse indegnamente, ma in qualche modo presiedo, non avrebbe nemmeno lo scopo di esistere se noi avessimo la possibilità di avere una fiducia incondizionata sulle istituzioni. Credo che questa in qualche modo andrebbe dimostrata con i fatti, perché a parole è semplice dire che tutto va bene, poi con i fatti magari, e ripeto, purtroppo questi fatti, quando ci accorgeremo che questi fatti erano, sono venuti è troppo tardi. Per questo, in qualche modo la cosa ci preoccupa un po'. Intanto, sulla rotazione di impatto ambientale, dicevano prima i tecnici, che questo impianto chiaramente esiste, no? E bisogna tenerne conto, però noi leggendo poco, sì, come associazione siamo un po' informati, che se uno andasse a vedere qual è l'attuale normativa sulla valutazione di impatto ambientale, quell'impianto lì non dovrebbe neanche esistere, non ha le caratteristiche per poter essere messo in quella vallata dentro un parco ambientale che oggi è stato invitato, e qui mi sembra solo io che ho detto sugli indirizzi, la Fondazione Pandini, e che io non so se è rappresentata, comunque di fatto sta all'interno di un parco naturale, c'ha le abitazioni vicine, c'è il fiume vicino, cioè c'è una serie di considerazioni che secondo me sulla valutazione di impatto ambientale le istituzioni dovranno tenere conto in qualche modo. È vero che esiste quel impianto, è vero che esiste un interesse pubblico cosiddetto primario rispetto alla gestione dei rifiuti, ma noi proprio per questo i nostri passaggi non sono stati esclusivamente quelli di un contrasto così tanto per far vedere che ci siamo, e quello è stato quello di chiedere, ma è tutto al consorzio, che qui anche loro dobbiamo dire la collaborazione a livello, voglio dire, di rapporti è sicuramente ottimo, però dicevo, in quelle noi abbiamo chiesto anche e ottenuto che all'interno dell'assemblea del Cosmari ci fosse la possibilità di aprire un dialogo anche con le associazioni per parlare del futuro di questi impianti. Tanto è vero che è stato in qualche modo votato all'interno dell'Assemblea del Comune un documento che propone l'apertura di un tavolo tecnico in cui ci stanno anche i rappresentanti delle popolazioni. Questo ad oggi non è avvenuto. E forse in qualche giornata è uscito la presa in giro del Comune, si prende in giro, ma per una parola che magari i giornalisti hanno messo anche sopra le righe. Ma di fatto rispetto a un discorso abbastanza semplice, che se noi vogliamo aprire una discussione su un tavolo tecnico e parlare del futuro dell'impianto, poi nello stesso tempo non possiamo presentare un documento per chiedere l'autorizzazione integrata ambientale in cui di fatto si ripropongono tutte le vecchie linee che erano già esistenti all'interno dell'impianto. Noi vorremmo discutere prima di queste cose, perché crediamo che l'impianto di inserimento, quello che a noi in qualche modo sta più a cuore, capire di che morte dobbiamo morire, di che male dobbiamo morire, di fatto ormai avete capito perfettamente quello che voglio dire, è che tanto è vero che l'impianto è stato per disposizione della provincia di Macerata, ora, secondo me ha aumentato la sensibilità ambientale rispetto a una situazione esistente. Hanno fatto una diffida al Corpari con un'ordinanza in cui hanno obbligato di chiudere l'impianto di generimento. Io vedo l'ingegnere Giappaolo che sposta a destra, che dice poi lui chiarirà. Fondamentalmente c'è stata una coincidenza, ma di fatto è pronta la provincia. Questo per dire. Se si ripete?
C'era un altro punto che volevo dire. Se questo impianto fosse effettivamente come lo scrivono i tecnici che voi avete chiamato per fare, credo che sia uno studio di impatto ambientale che è necessario, quello che io conosco, per fare la valutazione di impatto ambientale, e se ho capito bene adesso, a noi capite che non è che tutti i giorni facciamo questo mestiere, noi siamo cittadini che fanno altro per lavoro, e comunque è stato, voglio dire, abbastanza esaustivo, noi, parlo per me, ma credo che sia stato interessante capire che poi sullo studio di impatto ambientale qualche cosa viene messa in evidenza lì. E, però, ripeto, le situazioni andrebbero poi calate sulla realtà. Noi crediamo che molto di quello che è stato detto dai tecnici, ripeto, scelti da Tormali, non corrisponde a verità rispetto a quello che a quello che dovrà avvenire da qui in avanti, lì posso essere d'accordo. Ma il problema è che quello che è avvenuto indietro era già stato studiato in precedenza e che diceva che effettivamente queste cose non sarebbero mai avvenute. Invece di fatto a me mi è uscito da ridere quando un tecnico diceva che lì l'odore si sente a 3 metri dall'entrata di pianta. Se noi stiamo qui effettivamente perché poi tutti abitate come noi nella zona e conoscete perfettamente qual è la situazione o l'origine. Ultima cosa, il piano di inceneritore per noi era proprio della filosofia della gestione del rifiuto superato e sbagliato di proporlo di nuovo. Perché crediamo che ci siano realtà e comunità in cui i rifiuti a impatto zero esistano. Potrebbe essere più, qualcuno potrebbe dire che è un'utopia, ma io credo che una gestione seria e corretta e perlomeno moderna sui rifiuti ci possa portare a superare questi piani di inceneritore, che è un po' quello che c'è mette in contrasto con l'ambito, ma ci dà questa diffidenza che noi abbiamo rispetto alla corretta gestione, al corretto poi di quello che effettivamente i genitori dicono non fa male, invece no, noi crediamo che quella cosa lì fa male, che comunque a livello di filosofia di gestione dei rifiuti fondamentalmente è superato, lo riteniamo superato, e tanto è vero, qui lei mi riporta in qualche modo quello che è uscito sui giornali, da parte del direttore della Forma, l'attuale direttore della Forma e del presidente, del direttore, che diceva quando saremo arrivati l'80% della quota differenziale, e se non erro stiamo al 72-73, considerato che Macerata sta facendo degli sforzi, ma che secondo noi dovrà sforzarsi molto di più, speriamo una gestione unitaria dei rifiuti per fare in maniera che si arrivi per il famoso 80%, detto quello, e l'apertura di scarica di 5, che qui piacerebbe capire anche in questa assemblea, proprio per dare un senso a questa valutazione ambientale, a che punto siamo con le scariche di 5. E lì stiamo ancora secondo me in alto mare, è tutto bloccato da quello che noi conosciamo e non si riesce a venire fuori. Ultima proprio cosa, noi crediamo sulla valutazione di impatto ambientale ci stanno anche delle modifiche che sono state fatte da una direttiva europea, che è una proposta di variazione della valutazione di impatto ambientale, se è in corso, se trova sul sito internet, c'è proprio una proposta a livello di Parlamento europeo, e che tiene conto anche di alcuni aspetti migliorativi. Io qui mi riferisco alla provincia, chiaramente tenete conto anche delle nuove disposizioni che stanno per uscire a livello europeo, questa questione. Per concludere proprio, dico che la filosofia che dovrebbe guidare a tutti è la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e il riuso di tutte le materie raccolte. Io non ho ancora visto pubbliche amministrazioni che dovrebbero per prime mettere in piedi un sistema di raccolta differenziata seria, e più che altro una chiusura del cerchio, dico io, cioè fare in maniera che queste sostanze raccolte vengano riutilizzate. Se non lo fa il pubblico per primo, se non lo dà il buon esempio, se può durare, poi i cittadini in generale. Che dire, io ultimissimo, proprio per chiudere, noi avevamo parlato in qualche modo dell'impianto del corpo che si sarebbe dotato di un digestore anaerobico, che io non ho letto forse, o non l'ho letto fra le righe,
forse non c'è per niente sul piano, non esiste, io l'ho letto un po' così, c'avevamo un tecnico che oggi non è potuto venire, però di fatto sapevamo che c'era in discussione sull'impianto di gestione aerobica per quanto riguarda le sostanze, i rifiuti organici, ecco, era proprio la questione. Su questo noi vorremmo anche lì dire, prima che questo venga realizzato, spese dei soldi pubblici, su questo vorremmo dire la nostra, che ne parleremo al momento opportuno, se attualmente non è in discussione. E ricordare che l'impianto di ingegnerimento, se tornando a noi, bisognerebbe sempre porsi come un buon amministratore dovrebbe fare, la domanda del buon padre di famiglia, se il gioco vale la candela, se il gioco vale la candela, perché mantenere tutte quelle serie di analisi, tutte quelle monitoraggi in continuo, l'osservatorio geofisico, l'ARPA, impegnare tutta una serie di risorse che non so quanto costano ai cittadini, se poi per ridurre del 10% i rifiuti, che poi non è ridurre ma è trasformare da solide a gassosi. Scusate, due parole per sintetizzare quello che fino qui è stato detto, poi magari i tecnici aggiungeranno dal punto di vista. L'impegno della provincia è quello di far rispettare a ciascun impianto di trattamento di gestione dei rifiuti le norme che la legge stabilisce attraverso il codice dell'ambiente e il tecnico, quello è il minimo sindacale. Quello teniamo per forza la nostra responsabilità, ma non perché lo vogliamo, ma perché lo dobbiamo. In un punto. Poi tutto è perfettibile, specie quando uno affronta le valutazioni o la realizzazione di impianti complessi come questo di cui stiamo parlando, quindi l'ottimizzazione significa adottare misure che, come dire, spostino l'asticella più in alto dal punto di vista della sicurezza, del presidio ambientale su tutte le matrici. Ma a caso l'Unicio di Maggiorale in collaborazione con l'ARPA ha svolto uno studio di ricaduta delle polveri di suolo. Cioè sono misure che non sono stabilite dalla norma, anche se da poi uno può valutare come vuole, ma credo, però è un qualcosa di aggiuntivo rispetto a quello che noi siamo obbligati a garantire. Poi per quanto riguarda le missioni e le misure tecniche adottate dal Cormari a livello di attrezzature di filtri, queste nuove misure che hanno adottato, noi stiamo valutando e come anche una convenzione per ridurre la frequenza, anzi aumentare la frequenza delle misurazioni, quelle previste dalla legge, con una frequenza mensile, come vuole l'amministrazione, il Presidente qui l'altra volta era stato abbastanza chiaro, mensile. Perché? Perché quello che interessa, quello che ho cercato di percepire anche da parte dei soggetti interessati, è il tempo che trascorre tra un eventuale superamento, cioè quando la spira dell'acqua accende e quando uno può intervenire. Questo deve essere ridotto al minimo, questo è quello che può essere individuato come misura aggiuntiva, cioè eliminare fino a ridurre tendente allo zero il rischio che tra quando si verifica un ipotetico superamento e la sua rilevazione passi il minor tempo possibile. Fermo restando che ci sono quei dispositivi, questo l'abbiamo visto noi, non è che io non faccio parte del Cormac, noi siamo la provincia, noi non ci interessa, voi tirate dall'altro, loro tirano dall'altro, noi stiamo in corso. Questo non ci piove, come pure sugli atti adottati che sono a disposizione di tutti, con le motivazioni e tutto il resto. Sono impugnabili, possono essere portati dalla Procura della Repubblica, siamo a disposizione, fino a quando non ci mandano la parte altra parte. Chiusa la parte. E poi ci disperderemo, ci scioglieremo le linee. Questo per dire che su quello che noi siamo giunti a fare, come dire, siamo a disposizione esposti al pubblico, come pure alla magistratura, come deve avere il controllo, eccetera. Poi si può discutere su quelle che sono le migliori tecniche disponibili, che un impianto, come diceva lei, non funzionava prima, no, prima funzionava con quel quadro, non maggiore più tecnico. Oggi passano gli anni, chiaramente, quindi da qui al 2040, se ancora esisterà questo impianto di trattamento, chiaramente sarà soggetto a disciplina giuridica e ad applicazione tecnica diversa e spero migliorativa rispetto alla qualità, che altrimenti non si sarebbe andata solo prima. Questo per dire che il percorso tecnologico, giuridico magari corre dietro alla tecnica, però ecco, degli step vengono messi tenuto conto del consolidamento tecnico che nel tempo si è prodotto. Era giusto per noi stiamo parlando di approvare un inceneritore 140, oltre a tutto il restante aspetto del codice. Non prendere le mie parole, però, fatemi sì,
un'altra considerazione, il fatto che comunque una difesa era fatta va sommato, e secondo in breve termine, allora, all'emissione se del e quando sarà presentato lo vedremo, io volevo un attimo. Scusate un attimo, però oggi io ho anticipato in premessa che parliamo di quello che è oggetto di valutazione. La nota che è arrivata da Salvambiente, che su tre pagine e due parlava del digestore, io confermo quello che diceva Gismondi, il digestore non è mai stato oggetto di questa valutazione e noi oggi non stiamo valutando alcun progetto del digestore, perché qualora venisse introdotto questo comporterebbe una modifica sostanziale che farebbe iniziare ex novo la procedura e quindi non è oggetto, primo aspetto. Secondo aspetto è che confermo che abbiamo invitato la riserva naturale della Baia di Fiastra, io non so se sia rappresentata qui stamattina da qualcuno, ma in ogni caso è stata interessata perché è chiamata a esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione impattamentale e a rilasciare la vostra che è previsto dalla legge 394-92 sulle aree protette. Posso dire che non mi conviene parlare come? Di questo discorso, quando vale il parere espresso, perché noi dovremmo scrivere un parere scritto, quando vale quello che è notato. Allora, qui non è il valore, voi non esprimete un parere, voi come qualsiasi cittadino, terzo interessato, associazione costituita o anche singolo, potete presentare delle osservazioni, capite che quanto questo sono più tecnicamente dettagliate, a noi viene dato quindi uno strumento di valutazione che ci consente anche di traguardare quello che ha presentato il Cosmari alla luce di quello che ci dite. Non è che noi diamo un valore assoluto se l'osservazione la fa un comitato piuttosto che un singolo, perché l'osservazione di un singolo potrebbe essere più permeante di un'osservazione fatta da un comitato di 5.000 persone. Faccio un esempio: in procedure passate sono state presentate petizioni firmate da 5.000 persone, ma la petizione fino a se stessa esprime una contrarietà, ma non dà un oggetto di valutazione sotto il profilo tecnico-amministrativo che a me corre l'obbligo valutare l'ambito di questa procedura. Dopodiché noi dobbiamo considerare tutte proprio con legge e noi consideriamo anche il semplice cittadino che ci dice sono contrario. Capite bene che in assenza di argomentazione di carattere tecnico io mi trovo anche difficilmente a poter valutare, però in ogni caso noi le metteremo in considerazione di tutte le osservazioni che vengono presentate. Il termine del 10 di novembre è un termine stabilito per legge, perché altrimenti se no uno lo può presentare fino al giorno prima nel quale la provincia si esprime, quindi capire che non è possibile portare avanti una procedura che rimane aperta fino al giorno prima per l'espressione. Per cui vi invito a rispettare questo termine per noi è importante, perché poi queste dovranno essere girate al soggetto proponente del Cosmari, che dovrà darci a sua volta le sue contribuzioni e dopo compete la provincia la valutazione finale, ripeto, insieme agli organi tecnici che ci supportano, e andare a verificare sia le osservazioni che le contribuzioni del consorzio. Ma infatti fa preoccupazione tale cosa, dottor Ciccioli. Io non so, non conosco il presente, ma io conosco comuni, sono lì che sembra un organo tecnico. Fondamentalmente significa che ogni comune, la Corionia, la Provvidenza, la Strada, hanno dei tecnici che sono in grado di fare loro delle osservazioni, perché anche loro sanno fare le osservazioni, sarebbe un mezzo parecchio. Io non so, andiamo in questa cosa grazie di nuovo per averla fatta, ma credo che questo parere, questa situazione che i tecnici dei comuni, parlo di voi con le decisioni più importanti, in certo periodo, o l'altro, nella maniera che ha portato di loro, ma sul comune, se non c'è un tecnico che è stato qui oggi e ha sentito quella intervista, è in grado che prima di sindaco o insieme a lui un'osservazione tecnica. Io faccio un commento, dico che se non c'è il tecnico del comune purtroppo non lo devi dire a noi, perché noi l'abbiamo invitato e anzi avremmo detto che ci fossero. Dopo la faccio vedere. No, un altro, se mi ha fatto una domanda sto rispondendo. Vabbè, adesso diamo la parola a tutti. Un attimo, se mi fa rispondere poi. Per carità. Presidente. Dicevo solo che le osservazioni e i contributi non sono solo a livello tecnico quelle che ha visto stamattina, perché esiste tutto
un'altra serie di valutazioni che sono legate anche al sistema vincolistico, al sistema viabilistico, dove invece i comuni possono avere anche maggior titolo a esprimersi piuttosto che magari la provincia. Quindi la valutazione di banca è una valutazione a 300 gradi che va a contemplare tutti gli aspetti, per cui le valutazioni dei comuni sono comunque necessarie. Dopodiché convengo con lei che un incontro come questo sarebbe stato sicuramente utile quando dovrebbe avere alcune ulteriori spiegazioni in più rispetto a quello che è stato presentato. Prego, prego. Vabbè. Io ho una, diciamo così, una datata esperienza di contestazione al posto, ma io adesso se fu sul microfono. Cercherò di parlare forte così. Mi chiamo Amedeo e Gini, sono di 5 ci sono anche e sono qui e quasi. Mi trovo a disagio perché non ci sono i nostri amministratori che tra l'altro sono i soci più importanti al posto. Sono totale di danni. Ma nemmeno io sono stato invitato. Quindi sono tecnico, sono inteso responsabile di partecipare a questa cosa. Io stavo benissimo, il Cosma conoscendo il suo percorso storico, si può dire che ha funzionato rispetto ai sani. Cioè i sani che non stanno qui, a rispetto di un piano di rifiuti esistente, sostanzialmente esistente, il programma sbagliato in nulla, le scariche contestate, c'è un tipo di situazione politica e amministrativa pesante. Io lo definisco pesante, però in questo contesto è pesante. Il piano, secondo me, è un piano di fronte, non può continuare a essere un piano di fronte, non può riassumere al suo interno tutto e il contrario di tutto, anche se effettivamente tutto porta a una convergenza funzionale. È chiaro che oggi le tecnologie, le modalità, il rapporto a una più elevata coscienza ambientale, tecnologica e scientifica, è chiaro che qualcosa dovrà rinunciare, e quello che dovrà rinunciare nel tempo e che deve essere anche, diciamo così, un piano prospettico datato, è rinunciare all'impianto di termovalorizzazione, perché diciamo così è un impianto che crea più problemi che, diciamo così, che profitto e funzionalità anche sotto il profilo della legalità ambientale più complessiva. Quindi sarebbe il caso che in prospettiva datata l'impianto finisca con essere così contraddittorio, ma assuma una funzione, diciamo così, di compatibilità, di rapporto al sentire comune di un'elevata coscienza più ambientale, rinunciando a una parte di se stesso per accompagnare in un cammino storico che oggi finisce, sostanzialmente finisce, nella coscienza di tutti quanti i cittadini, compresi anche, credo, nella coscienza delle dirigenti dell'impianto, della provincia. Quindi però si nota che funziona rispetto ad esami, nel senso che oggi noi siamo in presenza di una valutazione di impatto ambientale che poteva essere fatta molto prima. Oggi diceva il dottor Ciccioli, la facciamo nel momento possibile, ma i momenti possibili nella storia del piano del corpo sono stati almeno 5-6, a cominciare dalla sostituzione di parte dell'impianto di termovalorizzazione, i meccanismi essenziali dell'impianto di termovalorizzazione, dove l'impianto si ferma sostanzialmente per un periodo di tempo, diciamo, quella parte e tutto quello che è connesso per un periodo abbastanza sostanziale, lì si poteva fare e iniziare un discorso di valutazione di impatto ambientale. Evidentemente lì chi ha governato la provincia, evidentemente questa sensibilità non ce l'ha avuta, né almeno colto questa opportunità al piano tecnico. E quindi va scritta questa mancanza rispetto all'esame funzionale. Poi c'è un discorso fondamentale che ce lo portiamo sempre dietro e parliamo sempre più. Non è possibile costruire una valutazione di impatto ambientale sotto il profilo formale, va bene, ma sotto il profilo sostanziale senza che ci sia alla base una indagine epidemiologica di quello che è successo in questi anni nel territorio circostante, al di là della centralina messa a Recanati o messa lì, o
voglio dire, noi rispondiamo in maniera empirica dei tecnici che ci portano sulla base del software dei ragionamenti concreti, formalmente corretti. Però io mi chiedo, l'ASL della provincia di Macerata, quella di Civitanova, che so è più importante, quella di Tolentino, insomma, congegnata, ma l'ha fatto mai un impianto che è diretto all'ARPA, l'ASL, un'indagine epidemiologica insieme ad altre agenzie delle ricadute del lavoro del CONU sul territorio? Io credo che questo sia, partendoci da una, non una macroimpresa, ma un'impresa modesta, credo che sia stata la portata di tutti fare questa roba qua. Però ecco, noi rispondiamo impericamente perché sentiamo le puzze, rispondiamo con esperienze di altri impianti, altre situazioni, però concretamente alcune la politica non ha risposto, le agenzie a tutela della salute non ci danno gli elementi fondamentali per valutare e dare una risposta oggettiva. Cosa vi aspettate che facciamo domani da qui a sabato, quando il Comune di Città Marche non si pronuncia, se non a livello politico, ma non è qui, quando il Comune di Tolentino con il sindaco non è qui, quando il Comune di Macerata con il sindaco chi non è qui. Noi rispondiamo a quelle votazioni, dottor Ciccioli, che probabilmente non sono pertinenti, però sono, tengono conto di una situazione storica che le persone hanno vissuto sulle spalle, quindi chiudo, e quindi ha un suo valore. Non so quanto è diverso da solo, ha un suo valore, e credo che chi è deputato alla valutazione tenga conto, perché non possiamo che rispondere da minuti di fronte a dati oggettivi elaborati con tutte le capacità che i tecnici chiamati possono dare, però questa. Quindi la valutazione che noi possiamo dare è che sospendete questa valutazione di impatto ambientale, dargli alcuni dati verificabili, in particolare quelli di sorta sanitari delle ricadute, possiamo rispondere a qualche dato, valutarlo. Però noi ci metteremo seduti a domani a sabato a fare qualcosa, però nel valore lì, sperando di entrare nel procedimento amministrativo successivo, quando il CONU mi presenterà la protezione di impatto ambientale, poi valuteremo meglio con più tempo, con più razionalità, piuttosto che scontrarci sul nulla. Brevissimo pure io, mi consente la battuta, lei già ha una grossa esperienza di contestazioni in generale, non solo. Io non so se la storia ce l'ha ragione. No, ma la mia è una battuta, non se ne prende. Due cose, poi lasciamo la parola al presidente. E a volte vinciamo anche contro le Berecche. Questo fa piacere per voi. Allora, due cose. Sulla valutazione postuma, lei giuridicamente non trova normata la valutazione di impatto ambientale postuma. Quando l'impianto del Cosmari ha iniziato a funzionare, e non mi ricordo quale anno fosse, comunque di valutazione di impatto ambientale forse si cominciava a parlare in Europa, sicuramente non in Italia. La valutazione ambientale postuma è un istituto che è nato sotto il profilo della giurisprudenza, giurisprudenziale, perché a un certo punto il Consiglio di Stato ha detto questi impianti, mi sembra che fosse andata agli anni 2000, cioè ha detto questi impianti che oggi dovrebbero essere soggetti a questo tipo di procedura, se non l'hanno mai fatta la devono fare la prima occasione utile, intendendo come prima occasione utile o varianti che vanno a modificare sostanzialmente l'impianto o quando le autorizzazioni naturalmente cessano e devono essere rinnovate, e questa è l'occasione. Dopo sul perché non sia stata fatta prima, la spiegazione gliela data. Noi oggi ci troviamo nella condizione, come provincia che tra l'altro ha ricevuto queste funzioni dalla regione, perché non scordiamo che fino al 2010 l'AIA era di competenza della regione, le ha ricevute nel 2010, prima occasione nel quale il Cosmari deve rinnovare la sua autorizzazione di impatto ambientale, gli abbiamo chiesto a marzo fai anche la mia. Io penso che sotto un profilo amministrativo e giuridico sia correttissimo. Sul prima io non le posso rispondere. Ascolti, no, lei mi ha fatto una domanda, mi parlava in quella posto, ma io gli rispondo che prima non posso rispondere per terzi. La seconda cosa è che mi sembra che al di là di alcuni aspetti che possono anche essere condivisibili, oggi stiamo anticipando le conclusioni. Io ho detto all'inizio che la documentazione viene presentata, rimane
depositata per 60 giorni, nell'ambito dei quali chiunque può presentare le sue osservazioni, e non ho detto che il 61° giorno la provincia si pronuncia, la provincia acquisirà tutte le osservazioni, valuterà i suoi uffici, valuta con il supporto delle agenzie tecniche, l'ASUR, l'ARPAM, farà una conferenza dei servizi dove rimetterà attorno a un tavolo tutti i soggetti che istituzionalmente sono preposti a esprimersi su questa situazione, su questo intervento, e dopodiché il procedimento avrà un suo sviluppo. Quindi non è che noi usciamo da qui domani mattina, facciamo il provvedimento e diciamo sì, va bene tutto, stiamo valutando. E secondo noi era un'occasione utile, e infatti l'associazione ci ha richiesto, ha detto prima delle osservazioni, è assolutamente corretto, perché quelle osservazioni, naturalmente, se non strumentali, se non enunciano meramente dei principi, ci possono anche essere utili per avere riferimenti da sottoporre a valutazione, prima di tutto al Cosmari che le controproduce, dopodiché noi insieme agli organi tecnici. Quindi questo per dire che non è che usciamo da questa mattina e domani ci abbiamo il provvedimento di erogazione dibattimentale fatto, è un percorso che si costruisce anche insieme, per cui abbiamo ritenuto, e qui mi riferisco a quella comunicazione che faceva Salvo Ambiente, di adottare questa procedura che tra parentesi è prevista dalla legge, la partecipazione e l'intervento, proprio perché riteniamo che ci possano essere dati degli argomenti utili da valutare. Punto. Dopodiché i risultati li vedremo fra 1, 2, 3, 4 mesi, e sicuramente vi invitiamo a fornirci elementi che ci consentono di fare valutazioni oggettivamente più significative e magari meno strumentali, e cercando anche, se possibile, dei buoni toni, perché noi stiamo cercando di fare un lavoro che forse nessuno ha avuto modo, vuoi per la limitazione delle leggi, vuoi perché le situazioni in passato erano diverse, parlo sotto il profilo giuridico. Oggi stiamo cercando un attimo di valutare a 360 gradi quello che è questo impianto. Dal 2005 in poi era possibile farlo questo? Allora, io le ripeto, fino al 2010 lo deve chiedere la regione. Non lo so, io non ne so rispondere, perché ripeto, non avendo la competenza non mi posso esprimere nei confronti delle competenze dei terzi. Dal 2010 questa è stata la prima occasione utile per poter fare. Prima non le posso rispondere perché non mi competeva. Sappiamo che era possibile. Non le posso rispondere. Faccio domande e risposta. Allora, io volevo dire alcune cose. Intanto mi fa piacere che Gismondi abbia citato che sta vivendo, diciamo, una sorta di apertura, no? nei rapporti come il nostro ambiente, sia con le istituzioni, per quello che mi riguarda, anche con il Cosmari. E su questo aspetto io voglio dire che noi questa apertura che abbiamo intrapreso con voi non la finalizziamo a tenervi buoni, perché così non è, basta vedere la stampa in questi giorni e ci si accorge che voi andate comunque verso i vostri interessi e non tenete conto dei rapporti che avete con noi, ma lo facciamo perché pensiamo che sia utile confrontarci anche con chi sta intorno a noi, con la popolazione. Quindi per noi è importante questo aspetto, come è importante che voi capiate, perché questo non mi sembra secondario, che nel Cosmari, proprio frequentandoci e vedendo quello che stiamo facendo, noi tutta la vicenda della gestione dei cattivi odori sin dall'inizio ve l'abbiamo messa in mano, no? Quindi farvi vedere che là dentro, dimostrare che non ci sono dei killer che stanno lì ad operare non tenendo conto della salute dei cittadini e non tenendo conto delle difficoltà che il Cosmari possano creare agli altri. Io voglio dividere la questione in tre aspetti. Il primo è quello dei cattivi odori. Mi sembra che evidente dalle relazioni che abbiamo visto che il Cosmari è un soggetto che ha fatto negli ultimi anni un grosso sviluppo per quanto riguarda la raccolta differenziata, ha messo in sincronismo questo sviluppo con l'impiantistica. C'è stato un errore di valutazione sul successo che questa raccolta differenziale avrebbe potuto avere, perché l'errore qual è stato? Abbiamo sottovalutato praticamente le buone norme e il buon comportamento dei cittadini della provincia di Macerata. Probabilmente noi si pensava, io non c'ero a quell'epoca, si pensava che non si potesse arrivare al 72% in pochissimi anni. Invece i cittadini della nostra provincia hanno risposto in maniera più che esemplare, tant'è vero che oggi siamo
la cronaca nazionale per questi aspetti. Allora, i meccanismi di supporto tecnico a questo grosso aumento non sono entrati, non si sono sincronizzati, e c'è stato un periodo di sfasamento che ha prodotto tutti i disagi che voi conoscete. Ora stiamo ultimando, mancano, mi sembra che nella relazione sia emerso solamente alcuni aspetti accessori, però potremmo dire che il grosso è stato fatto, stiamo ultimando tutta la parte tecnica che assiste a, a questa problematica. Mi sembra, da rapporti che abbiamo avuto, che anche voi stessi ci avete segnalato una tendenza al miglioramento. Stiamo lavorando per completare questa, questa cosa qua, però ecco, questo già dice che leggere sulla stampa che il problema ancora esiste così come esisteva l'anno scorso, 2 anni fa o 3 anni fa, a me francamente mi ha un po' rattristato, perché rattristato, non so come si dice, perché non è così, perché le vostre testimonianze, ma anche noi abbiamo poi i nostri nuovi punti di riferimento, ci dicono che invece c'è una tendenza a miglioramento che vogliamo che diventi, diciamo, che faccia sì che sia un ricordo il discorso delle, dei cattivi odori. Questo è un aspetto, e sapete benissimo che è costato 1 milione di euro, è costato, diciamo, un sacrificio anche di personale che abbiamo noi quasi, ai quali abbiamo imposto di lavorare anche la notte in certi casi, proprio per raggiungere l'obiettivo il più presto possibile. L'altro aspetto è quello dell'inceneritore. Allora, lì la storia è ben nota, quindi c'è stato un problema, e già qui, se andiamo a vedere, il fatto che ci sia stato il problema significa che c'erano dei controlli, significa che c'erano dei meccanismi di controllo. E questo non significa, come ho detto in una stanza, che sono 20 anni che il Cosmari avvelena le popolazioni, perché se quel sistema di controllo che c'era ha dato un esito solamente oggi, significa che precedentemente questi problemi non c'erano, o se c'erano erano sicuramente regimentati. Ora, quello che si andrà a fare è un'ulteriore implementazione di tecnologia da una parte, dall'altra parte una ulteriore implementazione di controlli, perché l'ha detto il dottor Addei, nel protocollo che stiamo mettendo a punto con la provincia, proprio per questa intensificazione, non solo per la prima, il primo esame, che sarà quello che avverrà immediatamente dopo l'accensione. Noi abbiamo voluto che lì, abbiamo chiesto, io sono stato il primo con il presidente delle finali a pretendere queste cose qui e chiedere quindi all'ARPAM se c'erano i mezzi tecnici per poter avere questa risposta. Fare in modo che il tempo tra l'esito, diciamo, delle analisi e l'accensione sia il più breve possibile. Questo è un primo aspetto. L'altro aspetto è che per il futuro poi questi controlli, che prima erano quadrimestrali, adesso diventino mensili. Io prima ho sentito dalla relazione, non penso che vi sia sfuggito questo fatto, che a monte ci sono dei processi e dei controlli in continuo che comunque sono degli indicatori di un malfunzionamento, di qualcosa che non va, e se quelli stanno a posto e questi controlli in continuo vengono poi esplicitati sui siti internet, cosa che stiamo preparando, perché io ho sentito un'altra critica su questo argomento, dice non ha fatto nulla il Cosmari per migliorare la comunicazione dei dati sul sito internet. Attualmente vengono pubblicati i dati così come erano pubblicati in passato, è chiaro che tutto quello che verrà migliorato verrà implementato nel momento futuro, cioè quando si ripartirà, non certo ora che è spento. Tra l'altro vi dico che usciremo anche a breve con il nuovo sito internet più friendly, più immediato, in modo tale che chiunque possa andare a vedere questi dati e li possa leggere in maniera veramente semplice, quindi meno complessa la questione. Quindi questo aspetto sicuramente rispetto al passato assume delle conformazioni diverse, più tutelanti. Io come presidente del Cosmari devo dire che mi sento tranquillo, perché l'avete visto oggi, cioè diciamo ho 2 livelli di scienza che sono dietro a queste cose. Uno è quello che avete visto prima, i tecnici, i nostri consulenti, non li abbiamo scelti in base al loro indice di delinquenza, li abbiamo scelti perché avevano delle caratteristiche, sappiamo che sono degli ottimi professionisti e sono seri, e loro stanno lavorando
dietro una commissione che sta data da parte del Cose, non è quella di fare cose contro le leggi, ma di farlo seguendo le norme e facendo in modo che noi rispetto alle norme ci teniamo addirittura molto più bassi. Poi l'altro livello è quello istituzionale, quello ce l'ho più a fianco a me, cioè io come non posso non fidarmi di loro, cioè sono istituzioni, sono organismi che esistono, sono in mano a delle professionalità, penso sotto, ormai siamo in una provincia piccola, non è che viviamo in un grande centro, quindi mi sembra che stiano operando da tempo nel migliore dei modi, con professionalità e con tecnicismo, per cui io metto insieme queste due cose e tiro le conclusioni. E qui vengo al terzo problema, perché è stato sollevato per due volte, la questione dei tumori. La questione dei tumori, allora, l'aumento dei tumori, ho sentito prima la frase della signora di casa a casa, anche chi non sta vicino al Cosma, che sta a chilometri lontano dal Cosma, che centinaia di chilometri, vive casa a casa il problema dell'aumento dei tumori, che sicuramente è legato a molti, e dopo su questo magari con l'intervento del dottor Migliozzi, è legato a tutta una serie di fattori che diciamo sono abbastanza noti, no? Quindi il primo fra tutti credo l'aumento dell'età media sicuramente si porta dietro un aumento di patologie anche di questo tipo, ma su questo non voglio entrarci, non è... La cosa certa è che se ci fosse, ma questo ecco, non è, prima di andare a dire, no, che è colpa del corpo, stiamo attenti, perché non avendo questo registro e non avendo in mano il quadro della situazione come ci poteva essere fino a qualche tempo fa, dopo è stato chiuso per questioni, no, economiche, mi è stato detto, cioè era stato istituito, no, un registro che monitorava le patologie tumorali, e però poi è stato chiuso. No, adesso sentiamo Migliozzi su questo, però io quello che voglio dire è che come è vero che non siamo in grado di capire l'impatto del Cosmari su questi aumenti, è anche vero il contrario, cioè prima di andare a dire che nella zona circostante a Cosmari c'è un aumento di tumori perché c'è il Cosmari, cioè signori, noi siamo gli ultimi, ecco appunto, questo è un discorso che abbiamo qualora noi stiamo dicendo che stiamo, noi stiamo lavorando come sempre, cioè, prendete le responsabilità, firmate che il genitore lo fa male, la colpa sarà vostra, se c'è, se non c'è. Mercoledì, non è questo il modo di approcciare la questione, tra l'altro, visto che ci sto, però, visto sabato noi abbiamo fatto una manifestazione a Costa Costa che è degenerata in blocco della statale, non per colpa nostra, sai che è stata colpa di tutte le donne che erano presenti, le madri di famiglia, perché ognuna di loro c'ha un caso, basta farmi per carità, però dire che questo sia strettamente che bloccheranno, hanno detto che bloccheranno i corpi, si incateneranno davanti al corpo, dimostrateci che non è vero. Sì, l'illusione a mio avviso questa è pura illusione, se serve questo a curare psicologicamente le persone, cioè non è vabbè, su questo io no, voglio terminare proprio perché stimolato dall'intervento, la replica accurata un attimo nel collegio, io lo dico, sai che su non so che le sue lingue e con voi io vi chiedo una cortesia, te lo dico come esponente 5 Stelle, voi anche adesso in questo momento ce l'ho là appunto per la telecamera, no, venite, fate le cose che intendete fare. Io vi chiedo una cortesia, però, siccome poi ho visto che quelle immagini le pubblicate su YouTube le vede il mondo intero, non mettete le didascalie sotto a queste immagini e i vostri commenti, perché i commenti li deve dare coloro che poi vanno a vedere questi filmati. Lasciate la libertà alla gente di vedere YouTube e dare la loro opinione nel momento in cui vedono questi filmati su quello che dice il Presidente del Cosmo, su quello che dice il Presidente della provincia, piuttosto che altri personaggi pubblici. Altro è mettere sotto e orientare un pochino i giudizi. Io vi chiedo cortesemente di continuare a fare anche per essere del Cosmo di futuro, prendete le immagini, però fate in modo che insomma vengano utilizzate in una maniera corretta, tanto la gente è in grado di giudicare, non c'è bisogno che gli imbeccate magari il giudizio, ecco questa è c'era Migliozzi che posso un attimino? Oppure no, mi ha chiamato in causa perché di solito sono io che faccio i filmati e quindi faccio tutto.
quello che mettiamo sotto sono semplicemente considerazioni nostre, cioè non sono certo, cioè logicamente chi è. No, vabbè, sono considerazioni che sono anche suscettibili poi di denuncia, se uno se trova. Perché vedo denuncia? Non ho capito. Evidentemente, evidentemente. Evidentemente non c'è scritto niente. No. Evidentemente non c'è scritto niente di particolarmente. Ecco. Io volevo fare. Vabbè, la limite abbiamo nello specifico, dopo che vediamo. Io volevo fare una domanda tecnica e una considerazione tecnica. La domanda tecnica era, prima ho sentito un tecnico, poi era un po' buio, io stavo là dietro, non ho capito bene chi aveva detto. Si riferiva al discorso del monitoraggio in continuo, no? Al camino. E questi parametri di fatto poi vanno a incidere anche sul funzionamento della caldaia. Cioè, se c'è un parametro che va fuori, la caldaia in teoria si ferma, l'alimentazione alla caldaia, no? Però poi ho sentito pure che questo parametro va valutato in base al fatto se è troppo sballato oppure se c'è qualcosa che non va, e quindi c'è la possibilità magari di... No, infatti volevo capire, dopo infatti se mi risponde perché... e quindi magari questo parametro può essere bloccato e quindi rimessa in funzione il tutto. Va bene, ci può anche stare questo, però la cosa più importante è che questi dati che poi vengono presi, che magari erano sballati, non vengano cestinati, ma che poi magari possono essere ripresi in un secondo momento e vedere se questi dati erano sballati per cosa, se la sonda non va bene oppure questo qui. E poi una considerazione, insomma, prima l'altro tecnico parlava delle emissioni, che la combustione perfetta è quella di divenire al cammino CO2 e acqua, no? Vapore. Certo, è assolutamente teorica, sì, però presuppone che insomma, noi se andiamo a bruciare rifiuti, spesso magari dentro i rifiuti c'è anche il PVC, o le vinicolore, quindi c'è il cloro, no? Quello di cui parlavamo prima. E logicamente se vado a bruciare questo, tutte quelle altre sostanze cosa diventano? Cioè noi non possiamo, noi speriamo che magari dal cammino esca CO2 e vapore acqueo, però non esce solo quello, escono altre sostanze che sicuramente in questo momento con la tecnologia che abbiamo non riusciamo a misurare, è impossibile misurare, io parlo dei nanoparticelle eccetera, non riusciamo a misurare, quindi l'impatto che, come diceva il presidente di Salvambiente, l'impatto che ha sulla salute dei cittadini e sull'ambiente lo vediamo a lunga distanza, è un po' come il discorso dell'amianto, insomma adesso non facciamo il parole, però non fa male, poi si è visto insomma il sottolioma eccetera. Quindi ecco, faccio queste due considerazioni, poi vorrei un attimino anche rientrare sul discorso del tavolo tecnico, perché effettivamente c'era stata una votazione, qui c'è Romoli, assessore al consigliere comunale di Pollenza, che è stata votata da tutti i sindaci all'assemblea dei soci, che però questo tavolo tecnico ancora non lo so, cioè io spero che non rimanga nel dimenticatoio la sua mozione, ma che comunque vada portata avanti e vada, ecco, e c'era da farlo comunque prima della riaccensione, penso. Adesso logico ci stanno altre esigenze, però ecco. Siccome siamo stati chiamati in causa, volevo fare un momento di chiarezza rispetto chiaramente all'osservatorio epidemiologico del casa a casa, per carità, però vorrei solo fare una considerazione semplicissima. Oggi le cause di morte sono ben chiare, voglio dire, per tumori. I maschi muoiono per il 30% delle cause di morte sono per tumori, le donne 28%, un pochino meno, ma se andiamo casa a casa su 3, 1 ci dice che diciamo un familiare che è morto per... Sono concentrate parecchie patologie, sì, pochi abitanti, su quante persone bisogna avere dei numeri significativi dal punto di vista epidemiologico. È stata l'alzata di mano quando abbiamo fatto la manifestazione. Nessuno ha alzato le mani, è intervenuto un medico, sì, ma... nessuno ha alzato le mani.
questo lo indichiamo come, come valore di studio epidemiologico raffrontato ai livelli di standard nazionali e europei. Mi sembra molto molto lontana la cosa, però a prescindere da questo, no? Che poi sono i dati che parlano, sono raccolti dall'Istat, se anche l'Istat, se non credete neanche all'Istat, non so più a chi si possa credere oggi. E noi siamo partiti anche da un'altra considerazione, cioè tutte le emissioni al camino, per i dati che abbiamo avuto, no, rilevati nel corso degli anni, relativi alle polveri totali, metalli pesanti, tutti ritrovati sempre a concentrazioni inferiori, diciamo che non ci siano, sono sempre risultati concentrazioni inferiori ai limiti imposti dal decreto 133, così anche gli IPA, le diossine, furani e quant'altro, tutti al di sotto di questi livelli standard. Qualità dell'aria? Non mi pare che filato, ma è arrivato gli sforamenti, mi pare. Aspetta, ci arrivo. Qualità dell'aria delle emissioni, ecco, per diossine e furani su 100 misurazioni, solo 8 casi abbiamo avuto di sforamento, per quello che mi risulta. E per legge non deve essere superato più di 35 volte l'anno, quindi per carità non diciamo che non c'è nulla, però possiamo discutere una cosa, sì. Limiti di legge sono fissati per simulazione adulta, per i bambini non si capisce bene qual è il limite di legge, prima di tutto. Seconda cosa, come quantità, che l'unico genitore che esiste nella provincia di Macerata oggi, Marche, Sud, la Comunità di Roma, forse speriamo, no, ma è l'unico. Io credo che l'ARS abbia l'obbligo morale di fare un'indagine epidemiologica in questo contesto. Poi, scusi, non interrompo, ma volevo avvisare la posizione. Partendo da quale presupposto? Perché qual è la motivazione per cui bisogna spendere risorse umane, risorse economiche e soldi pubblici per una cosa che non ha nessun presupposto di poter andare avanti? I genitori, studi sugli genitori, sapete perfettamente quali si stanno e quando dicono qual è la situazione rispetto reale, rispetto a parte che adesso è spirito da febbraio, da marzo, no? È spinto da marzo. Sono stati spesi tutti i soldi per gli studi teorici che abbiamo sentito prima, non possiamo avere i soldi per uno studio. Ma se non ci sono, se non ci sono sforamenti sui limiti ambientali, mi dite che senso ha? Che senso ha fare un'indagine epidemiologica solo per solo? E la dice solo, adesso non so, non ho i risultati, forse la parte ce la viene, ma non mi sembra che siano, ci siano stati superamenti dei valori ammessi. No, le matrici a suolo, sulle matrici a suolo. Scusate, ma le domande che hanno fatto, se un attimo possono rispondere, perché la domanda che avevo fatto io, una era per il tecnico qui, un'altra penso era riferita più a Corvatta, cioè se loro sono in grado di poter misurare le particelle sotto a PM2,5. Hanno risposto, no? Non hanno strumenti. Capito? Perché se non si possono misurare, e siccome quelle ci stanno, come nessuno sa cammino, allora visto quello che mi sento, mi sento quello che pensate, mi viene assolutamente di oggi. Per quanto riguarda, mi sento proprio una cosa che non.